posizione. E per farveli vedere meglio mi metto qua. Ecco qua. Sì. Gino, scendi così. Li facciamo vedere. Oh. Allora, intanto ben trovati, finalmente ce l'abbiamo fatta ad aprire questa bellissima Gran Galà che inizia di giorno, insomma è una cosa un po' strana. Vai, voi siete i campioni. Abbiamo messo in prima fila i più sorridenti, quelli distrutti sono dietro. E passiamo alla free dance con tre esibizioni dell'individuale, che sarebbe da uno a due a massimo tre concorrenti, quindi solista, coppia e trio, e poi i gruppi, sei gruppi, quindi tre solisti diciamo e sei gruppi. Quando volete presentiamo. Benissimo, allora Serena Pastore in bombombetta col numero 195. La bombetta è immancabile con un titolo del genere. 195. Serena, e adesso la volta di Claudia la Vecchia in Statless. Ancora stanno facendo gli urletti da prima. 1-3-1. Thank you.
Sì, ecco perché hanno giustamente bisogna spengerlo, se no si consuma la batteria, poi non ci capisco niente. Allora conclude questo trio di free dance major individuale Valentina Damiani in Black Moment Finish. Black Moment, deve finire il periodo nero, non c'è che dire. 1-3-3. Stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. Every moment spent with you is a moment I treasure. Ela desce, 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 gosta de ir até o chão. Ela fica me olhando com dedo na boca, descendo no chão. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. Valentina, grazie. E adesso le ultime sei coreografie di questa 23esima edizione del Festival Ballando Ballando. E siamo stati bravi perché di solito finivamo di vedere le coreografie verso mezzanotte. Quindi diciamo, vuol dire che stiamo finendo. Stiamo finendo, è un miracolo. Beh, io sullo stiamo finendo aver fatto un applauso, cioè, messo proprio fra noi. Ah, però che peccato, dai, è dura, però alla fine dispiace sempre quando si va via, o no? Ma de che? Va bene, si passa ai gruppi. Gruppo numero 76, Requiem for a Dream. Ah, le zebrone, bentornate, grazie. 76 il numero di gara, lo vedete, ridotto male, ma è pur sempre... un numero di gara, le signorine sono pronte, vero? Musica!
for a Dream. Brave, brave, brave le mie zebrone. E adesso con il numero 72, che è pronto dietro le quinte, ci trasferiamo tutti nella magica atmosfera del circo. Difatti il titolo della coreografia è proprio Circus. Ma che è, lo scherzo? Ma, ah, ma ci siete, pensavo fosse uno scherzo. 72 è il numero di gara, Circus è il nome, il titolo della coreografia. Musica. Don't stand there watching me, follow me, show me what you can do. Everybody look-
gruppo numero 72. Ci avviamo verso il gran finale. C'è da vedere adesso la coreografia contrassegnata dal numero 104, se non vado errato, Funky Freak. Detto bene? 104. Marina, addirittura senza scaletta, sto proprio facendo progressi. Noi vogliamo cantare l'amore del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità. Il coraggio, l'audacia, la ribellione saranno elementi essenziali della nostra poesia. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale. La magnificenza del mondo si è arricchita della bellezza della velocità. Un'automobile da corsa, un'automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bella della vittoria di Samotracia. Noi vogliamo inneggiare l'uomo che tiene il volante, la cui assa ideale attraversa la terra, lanciata corsa essa pure sul circuito della sua orbita. Funky Fred. Bravi. Bravi ragazzi. 148 è il numero di gara del prossimo gruppo, il carro delle anime. Deve essere un carro bello grande, insomma. 148, in bocca al lupo anche a voi.
carro delle anime. Penultima esibizione, numero di gara 209, titolo della coreografia Incontri. Ecco, è capitata proprio, grazie. 209, eccolo qui, penultima, penultima. Incontri, incontri. Grazie ragazze. Voglio sentire il boato. Ultima esibizione. Mica perché ci siamo annoiati, perché sono numero di gara, silenzio, Boni. 84 e per chiudere l'Apocalisse. Un'apocalisse. Mai titolo fu più appropriato di esatto, questo. Esatto. È proprio un'apocalisse, è stata un'apocalisse. Grazie.
Dai, dai, che sistemano tutta questa bellissima scenografia e vai! Andandovici! Grazie, grazie ragazzi, ma grazie a tutti voi. Sono tre giorni che questi giovanissimi danzano, soffrono, alti e bassi. Adesso poi ci sarà il risultato definitivo, quindi non ve la prendete se poi la classifica, ma non siete d'accordo e cose varie. Danza classica major individuale. Si classificano la 35 Giulio Covallero,
la 137, Deborah Faro. Che viene da San Giovanni la Punta, tanti chilometri, lo so perché li facciamo da Roma a Catania. E la 191, Sonia Picone. Bene, vediamo adesso, comunque bravi e belli, esibizioni stupende. Terzo classificato, la numero 35, Giulio Covallero. Vice campione italiano, 191, Sonia Picone. Primo classificato, Deborah Faro, 137. E qui scriveremo la storia anche della danza classica major individuale, chi sono i vincitori. Bravi, bravi, bravi e complimenti. Danza classica major gruppi, si classificano la 38, Un tango per Mozart, la numero 6, I pattinatori, e la 156, Le silfidi. Ah, siete sempre voi? Va bene, allora... Terzo classificato, Le Silfidi, 156. Vice campione italiano, la 38, Un tango per Mozart. Primo classificato, I pattinatori, numero 6. Oh, ma al terzo ci è voluto andare nessuno, eh? Bene, bravi e complimenti. Anche qui bella battaglia, danza contemporanea major individuale. Si classifica la 67-67, Federica Tovo e Camilla Trezza. La numero 69-69, Giulio Covallero. E la numero 71, Emanuela Di Bello. Allora, damigella d'onore, terzo classificato, la 67-67, Federica Tovo e Camilla Trezza. Vice campione italiano, la numero 71, Emanuela Di Bello. Primo classificato, la 69, Giulio Covallero. Bravi, veramente bravi e belle esibizioni, belle performance. Brava, Emanuelina. Danza contemporanea major gruppi. Si classifica la 26, Webes. Poi mi spiegate come lo leggiamo. Simone, come si legge? Waves? Ah, Waves. La numero 38, Dream. E la numero 30, Iron. Allora, terzo classificato, la numero 28, Dream. Anche qui veramente bella battaglia. Vice campione nazionale, la numero 30, Iron. Primo classificato, la 26, Waves. Ari, eccoteli. Sono sempre loro. È il tuo paese, va bene, Carlo Alberto? Il Veneto quest'anno ha fatto man bassa, eh? Allora,
Modern Jazz Major Individuale. I classificati sono la 97 Melody Leventhal e la 99 Ilaria Pochini. Allora, secondo classificato la 99 Ilaria Pochini, primo classificato la 97 Melody Leventhal. Brave, brave. E anche qui nella Modern Major Gruppi, bella battaglia, belle performance, belle coreografie, bei balletti, ma io purtroppo ne devo qualificare solamente tre. Però comunque i miei complimenti a tutti coloro che hanno fatto questa manche. Si classifica la numero 70, Mix Revenge. La numero 92, La dialettica delle forme. E la numero 116, Impossibile, Impossible. Terzo classificato, la 92, La dialettica delle forme. Vice campione italiano, la numero 70, Mix Revenge. Primo classificato, la 116, Impossible. Possibile. Oh, vabbè, io ci ho scritto Impossibile. Vabbè, Dream. Belli, bravi, bravi, bravi veramente, belle, belle coreografie. Brave le vostre coreografe, brave veramente. Danza di folklore major individuale. Ma voi venite sempre più avanti? State un po' più indietro. Più indietro. Più indietro. Pianeta danza, sta più indietro. Danza di folklore major individuale. Si classifica la 203 Roberta Ciro. La 101 Ilaria Pacciana e la 207 Barbara Eromina. Terzo classificato la numero 207 Barbara Eromina. Vice campione italiano la numero 101 Ilaria Pacciana. Primo classificato la 203 Roberta Ciro. Brave, eri tu quella della danza del ventre? Ah, ecco, si è cambiata totalmente. Urban Dance Major Individuale. I classificati sono la 115 Alessandro e Matteo e la 149 Flavio e Sara. Ecco, bravi, questa è la... Vice campione italiano la 149 Flavio e Sara, primo classificato 115 Alessandro e Matteo. Urban Dance Major Gruppi, anche qui bellissime le esibizioni, bellissime le coreografie. 114 Shake Shake, 68 Freed Fired Crew, 106 Spaz, 106 Spaz qui tutti perugini. Allora, andiamo, tanto io direi, visto che siete grandi, datevi la mano, perché erano tutte belle le esibizioni. Bravi e veramente, veramente bravi. Però la giuria ha dovuto dare una loro votazione e risultato una cosa simile.
cioè quella ufficiale, che rimarrà nella storia. 114, Shake Shake si qualifica terzo classificato. Vice campione italiano, 106, Spaz. 68, campioni italiani, Fire Crew. Bravi, belli, 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 veramente belli. Quest'anno ho visto un hip hop veramente meraviglioso. Bravi. Free Dance, major individuale. Anche qui belle esibizioni. Si classifica la 195, Serena Pastore. Bombetta. La 131, Claudia La Vecchia, e la 133, Valentina Damiani. Allora, terzo classificato, damigella d'onore, 133, Valentina Damiani. Vice campione italiano, 131, Claudia La Vecchia. Primo classificato, 195, Serena Pastore. Brave, belle, avete ballato veramente bene, mi è piaciuto. Anche voi rimarrete nella storia. Free Dance, major gruppi, grande battaglia veramente. I classificati sono la 104, Funk Freak. La 148, Il Carro delle Anime. E la 84, Apocalisse. Allora, non riesco a definire i gruppi, fatemi... ma interessa a me però. Allora, damigella d'onore, terzo classificato, la numero 148, Il Carro delle Anime. Vice campione italiano per la Free Dance Major Gruppi, la 104, Funky Freak. Primi classificati, la numero 84, Apocalisse. Bravi, veramente bravi, bravi e belli. Adesso ci sono i premi, oltre alla classifica ovviamente nazionale, ci sono i premi abbinati alle borse di studio. Se Marina se in regola poi si potranno erogare. Ovviamente no, erogare. Comunque sono abbinate alle borse di studio, ma comunque hanno il loro premio che è stato ovviamente deciso. Alla migliore coreografia inedita di tutto il festival Ballando Ballando. Mi ha corretto già perché avrei fatto un inglese schifoso, comunque si chiama Iron. L'esibizione Iron. Abbinata alla borsa di studio di 500 euro. Esibizione Iron, io ho solo il titolo. Non ti fare male. Eccole qua. Questa è la migliore. Attenti. Te la prendi dopo la scarpa. Scuola. Eccolo qui. Vai, baci e abbracci con la maestra. La migliore. Andate sul podio, andate la sul migliore podio. Coreografia inedita. Ah già. Complimenti. Ovviamente complimenti. Abbinata alla borsa di studio. Bravi e bella. Ma quanto pesavano ste ragazzine che facevano così? Bene,
la futura promessa della danza. Qui abbiamo un pari merito. Bene. Futura promessa della danza di tutto il Festival Ballando Ballando. Li dico in fretta tutte e due, Barbara D'Ambrogio e Tony Neri. Future promesse della danza. Fateli passare. Vai, vai, vai. Ci sono. Barbara D'Ambrogio? Sei tu? Sì. E Tony Neri. Tony Neri. Dove sta? Il re dell'hip hop. Tony? Tony, eccolo, 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 guardalo dietro di te. Eccolo qua. Vai, vai, Barbara, vai vicino a state Tony. State vicino, state vicini. Complimenti. Abbiamo decretato che voi veramente sarete le future promesse della danza. Bravi. Sono quasi delle conferme. Anche nei futuri professionisti, coloro che tra poco sicuramente diventeranno professionisti, anche qui c'è un pari merito. Fernando Leventhal e Veronica Protasi. Vai Fernando, ce l'hai fatta. Dov'è Veronica Protasi? Complimenti, sei veramente bravo. Anche la signora Ferrara ha detto questo è un bel elemento. Capace pure che prima o dopo entri in qualche compagnia, se non addirittura la sua. C'è Veronica Protasi? Eccola! Dov'eri, cara? Non se l'aspettava, dai, non se l'aspettava questo premio. Dai la mano a Fernando. Questa che l'ha vinto. Noi ti abbiamo dichiarato che sei una futura professionista, che tra poco dovresti entrare dai in qualche mano compagnia. Lui che siete pari merito. Datevi le mani. E baciatevi anche, perché no. Ed infine l'ultimo premio importantissimo che va alla scuola con i migliori piazzamenti di tutto il concorso Festival Ballando Ballando 23esima edizione 2013, va alla scuola Il Girasole di Nettuno. È la seconda. Ovviamente non c'è la seconda. No, sono sì. La Iole, secondo classificato Iole Corigliano con 29 punti. Dunque la prima è 30 punti. E la seconda 29 punti e Liceo Coreutico con 28 punti. E Pianeta Danza anche. Queste sono 27 punti. Le scuole con i migliori piazzamenti del festival. Le scuole con i migliori piazzamenti del festival. 20, 30, 29, 28 e 27. Per un punto. Siamo rifatti dei 2 anni fa. Allora, 30 punti. Perché vi hanno classificati a secondo di quanti, di che classifica avete fatto? Il primo conta 6. E per il gruppo e per l'individuale conta 3, sommate avete fatto 30 punti. Ecco signori, bravi, 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 bel festival, belle grazie. Esibizioni, bravi voi, non so più che dire, siete stato un livello molto bello, grazie a voi e grazie veramente di quello che avete fatto in questi giorni. Vi lascio il palco per tutte le foto che volete, io intanto saluto tutti quanti. E un saluto caro da Marina Marfoglia, da Carlo Alberto Cherubini, dalla Federazione Italiana Danza tutta, con tutti i collaboratori, i giudici e tutti. E ci si vede alla 24esima edizione del Grand Prix Festival Danza, che poi darà l'accesso alle finali nazionali del Festival Ballando Ballando 24esima edizione. Un abbraccio a tutti voi genitori, accompagnatori e sostenitori, grazie anche a voi per la vostra pazienza. E avete visto? Abbiamo fatto non tardissimo, quasi mezzanotte. Grazie a tutti, signori. Un abbraccio a tutti, grazie. Monster.
detto.